Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli presenti oggi a Piccola Nazareth e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Oggi è il martedì dell'ottava di Pentecoste. È un'unica settimana questa, da sabato a sabato, nella quale la Chiesa ci invita a contemplare quello che è il terzo mistero del Rosario, nei misteri gloriosi, la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli in preghiera nel Cenacolo. E questa Pentecoste caratterizza la vita della Chiesa, perché se non ci fosse lo Spirito Santo, la Chiesa sarebbe soltanto un organismo umano. Poc'anzi mi passava di dire a delle persone: la Chiesa è nostra madre. Mi piaceva, l'ho ripetuto più volte perché mi sembrava di gustarlo questo: la Chiesa è nostra madre. E diceva San Cipriano di Cartagine, un padre della Chiesa del III secolo: non può dire di avere Dio come padre chi non ha la Chiesa come madre. È per questo che, per esempio, i padri della Chiesa stessi dicevano che il grembo della Chiesa è il battistero, perché col battesimo la Chiesa, che rimane vergine ma è madre, ci partorisce alla vita della grazia, alla vita della fede. Ma tutta questa è opera dello Spirito Santo, la terza persona divina. E noi siamo negli ultimi ormai giorni del mese di maggio. Siamo al quarto giorno di questa bella novena che ci sta preparando alla consacrazione del 31 maggio, lunedì l'altro, quando o rinnoveremo la consacrazione effettuata l'anno scorso come schiavi di Maria, oppure molti la faranno per la prima volta. E questa novena ci prepara anche forse al dono più bello di questo mese, in mezzo alle tante prove che stiamo attraversando, e cioè l'adorazione eucaristica notturna. A partire proprio dall'ultimo giorno del mese di maggio, con Maria adoreremo Gesù, il piccolo resto in adorazione. Ho chiesto alle segretarie che rispondono al centralino se sono arrivate disponibilità per inserirsi in alcuni orari notturni durante la settimana, e mi è stato detto di sì. Bene, questo mi ha riempito di gioia, perché dobbiamo intensificare la preghiera. Stamattina, nella diretta che ho fatto a mezzogiorno con questo canale, ho visto che era molto seguita, mi ha colpito che un tale ha scritto: ma questo è pazzo, parlando del sottoscritto, per le cose che dico da 4 anni, questo è pazzo, fatelo fuori, levatelo di mezzo. E mi sono reso conto che il regime comunista, la dittatura, la mentalità con vergoglio è entrata nella Chiesa. E perché tu porti indizi ragionevoli, non stai offendendo. Per esempio, quando io dico che il cardinale Bergoglio è usurpatore del trono, è un'offesa? No. Lo sarebbe se io dicessi così ex abrupto, inventandomelo io. A parte il fatto che usurpatore non è offesa. Ma se io invece dico: c'è questa prova, al limite si discute, non si piglia per matti. Ma questa è la situazione drammatica nella vita della Chiesa, e ormai si capisce che c'è la Babilonia totale, perché, come ancora dicevo stamattina, ci sono quelli che stanno con Bergoglio, falso papa, e quindi sono fuori dalla Chiesa cattolica e sono la maggioranza. Adesso c'è Monsignor Viganò che insiste che il problema è il Concilio Vaticano II e che anche Bergoglio, Papa Francesco, è frutto di Papa Benedetto, Papa modernista, Papa Hegeliano. Una posizione, come potete capire, che col tempo vedrete otterrà grande consenso, ma che a noi non ci potrà mai, per nessuna ragione al mondo, trovare disponibili. E allora, in questa situazione così caotica, così difficile, pregare, intensificare la preghiera, figlioli cari, è decisivo. Per questo ci prepariamo attraverso questa novena alla Madonna come suoi schiavi. Che bello essere schiavi di Maria, perché oggi si sta diventando schiavi della paura, oggi si sta diventando schiavi della vaccinazione, schiavi del coronavirus con i suoi assalti, si sta diventando schiavi di un pensiero dominante, si sta diventando schiavi della menzogna. Quanti schiavi ci sono della sessualità? Leggevo per esempio che il canale YouTube della pornografia, con il coronavirus che ha tenuto le persone a casa, soprattutto nella fascia tardo adolescenziale, a seguire, fa milioni. Nel mondo sono 3 miliardi e mezzo gli iscritti al canale di YouTube della pornografia. 3 miliardi e mezzo, cioè metà dell'umanità.
Non so se mi spiego, sono numeri preoccupanti, ecco quante schiavitù ci sono. E poi si stupiscono se noi diciamo che vogliamo essere schiavi di Maria. Capite come funziona? La schiavitù di Maria e conserva questo cammino di schiavitù, noi lo viviamo ormai da un anno, qualcosa di molto bello. Cioè non si tratta solo di essere apostoli di Maria, qualcosa di più, schiavi. Nel senso di una schiavitù d'amore. Cioè diciamo alla Madonna, siamo qui, ti apparteniamo, siamo tuoi, fai di noi ciò che ti piace, prenditi cura di noi. Non è un caso che nella preghiera di consacrazione che ho scritta c'è un processo inclusivo, se avete notato, tra la prima e la quinta supplica della novena, perché la prima supplica inizia con Rebecca e Giacobbe e la quinta si conclude con Giacobbe e Rebecca. Ecco, Rebecca è la matriarca che carpisce la benedizione per Giacobbe. Allora noi siamo come i piccoli Giacobbe di cui la Madonna si prende cura. Intensifichiamo in questi nostri ultimi giorni del mese di maggio il nostro amore a Maria. Chiediamo allo Spirito Santo che metta nel nostro cuore l'amore per Maria. Domani sarà San Filippo Neri, 26 maggio, il santo della Pentecoste, il santo dello Spirito Santo, il santo di fuoco. Lui ha avuto la grazia di ingoiare un globo di fuoco quando andava a pregare di notte, lo diremo domattina, nelle catacombe di San Sebastiano, pregava lo Spirito Santo di venire ad abitare in lui. Ed è venuto ad abitare lui, ma materialmente, il suo cuore si è ingrossato e quando beveva il calice celebrando la messa si alzava da terra e lasciava l'impronta delle labbra sul bordo del calice, perché la temperatura per lo Spirito Santo che aveva dentro raggiungeva livelli di guardia, diciamo. Ecco, allora noi chiediamo allo Spirito Santo di mettere in noi l'amore per Maria. Amando la Madonna e la vita trascorrerà più bella. C'è quel bellissimo canto, come tutti voi conoscete, di Sant'Alfonso Maria de Liguori. O bella mia speranza, dolce amor mio Maria, tu sei la vita mia, la pace mia sei tu. E c'è anche quell'altro passaggio molto bello di questo inno. Quando ti guardo e penso, a te Maria mi sento, tal gaudio e tal contento che mi rapisce il cuore. Ecco, la Madonna rapisca i nostri cuori verso le cose di Dio. Tutti quelli che l'hanno potuta vedere e contemplare hanno detto che è bellissima la Madonna, che splende di cielo, che profuma di paradiso, che apre a noi, la Madonna Santissima, la mamma di Gesù e mamma nostra, ci apre una strada che è quella del paradiso. Ecco, chiediamo alla Madonna, lei che è forma Dei, è la forma di Dio sulla terra, chiediamole alla Madonna che anche i nostri cuori amino in questo momento la vera Chiesa, stiano nella vera Chiesa Cattolica. E infine, in questi ultimi giorni della novena, preghiamo, figlioli cari, per la conversione dei peccatori, per i lontani da Dio, perché tutti possano sperimentare l'amore di Dio. Veramente con questa adorazione eucaristica notturna, che inizieremo fra qualche giorno e che andrà avanti per tutta l'anno, ogni notte dalle 23:30 circa alle 7 del mattino, noi possiamo considerarlo a partire dal 31 maggio un abbraccio benedicente all'umanità. O possiamo considerarlo una copertura di grazia per i drammi e chissà quante grazie. Questa adorazione eucaristica notturna, vi invito a iscrivervi, a sacrificare per chi può farlo, per chi non soffre di insonnia o anche chi ha problemi di insonnia al limite, di iscrivervi per un'oretta, anche mezz'ora. Io ho proposto di fare turni di mezz'ora, non di un'ora, sono più impegnativi quelli di un'ora, mezz'ora. Poniamo dalle 23:30 a mezzanotte e c'è una persona del Veneto, poi dalla mezzanotte alla mezzanotte e mezzo dal Piemonte, poi dalla mezzanotte e mezzo all'uno dal Lazio, capite? Siamo non poi così pochi e possiamo riempire tutta la settimana e tutte le ore notturne della settimana per adorare Gesù. E facciamo come le sentinelle della notte, facciamo come gli adoratori notturni del Verbo, impareremo da Maria ad adorare sempre di più Gesù, riconoscendolo come nostro unico Salvatore. E che lo Spirito Santo, in questa ottava che stiamo celebrando di Pentecoste, scenda su tutta la Chiesa, rinnovi la faccia della terra e ci conceda, figlioli cari, di andare avanti nel cammino di fede, nella gioia, non nella tristezza, nell'entusiasmo, non nella stanchezza, e pieni di fiducia avanzare sotto lo sguardo della Madonna in questo cammino che ci porta a Dio. Laudetur Iesus Christus.